Tema era delicato e la discussione non si è fatta attendere. L'Eurax Science Café, Il tetto che scotta, edilizia agevolata, sospirata o agitata, ha visto coinvolto il pubblico della terrazza in una discussione tanto animata quanto equilibrata sul tema della coesistenza tra forme dell'abitare Rom, Sinti, e cosiddette normali. Introdotto e sfumato dalla performance musicale di Knob Alchemist, Lanfranco Sbardella, giornalista della redazione romana di Radio Popolare, ha sollecitato riflessioni circa le scelte culturali e le costrizioni sociali ed economiche che portano certe persone a vivere in modo alternativo. Qual è il vostro concetto, la vostra forma di abitare? Perché prima abbiamo detto il tetto, le mura, la famiglia. Quindi c'è un concetto di, di famiglia, persone che comunque hanno un vincolo eh, sociale, eh, d'amore, non so, beh, economico, mh, non lo so. Eh, qual è vo la vostra forma dell'abitare? Se sì, io vi chiedo qual è la vostra forma dell'abitare, cosa pensate, qual è, qual, è, qual è la vostra forma dell'abitare? Qual è la sua forma dell'abitare? Lei perché abita? Qual è la forma del suo abitare? Una casa? Una casa normalissima, non troppo grande, non troppo piccola, dove ci viva una famiglia non troppo numerosa, naturalmente, dove ognuno abbia i suoi spazi. Ecco, già è... introduciamo un nuovo concetto: la famiglia non troppo numerosa. Qual è la sua forma dell'abitare? A me piacerebbe abitare in campagna, in mm -hmm. una bella villetta. E non necessariamente essere in pochi in casa, perché potrei ospitare amici, altre persone, dovrebbe essere un grande spazio. Sì, sì diciamo 200 metri quadri. E beh, 200 metri quadri, complimenti. Eh. Cioè, allora, 200 metri quadri per una persona normale in tempo di crisi non sono ipotizzabili. No? Per una minoranza che si trova in un paese, 200 metri quadri sono una sproporzione. E qual è la sua forma dell'abitare? Cosa intende lei quando si parla della forma del concetto di abitare, abitazione, vivere insieme? Beh, ideale per i sinti sono le microarie, però dicevo libero arbitrio perché libero arbitrio? Perché bisogna lasciarci decidere la stessa famiglia dove vuole, dove vuole andare a vivere. Vuole andare a vivere in un appartamento? Vivere in un appartamento tranquillamente, come tutti gli altri vivono in un appartamento. Chi vuole vivere? Più con la stessa famiglia, che c'è la famiglia grande che non può vivere in un appartamento, in una microarea che sarebbe ideale per i sinti. Le famiglie sinte di quanti elementi sono composte? Dipende come grande la famiglia allargata. Per esempio, la mia, siamo, i, miei, i miei genitori hanno fatto dieci figli. Ecco, dieci figli. Alzi la mano, chi ha dieci figli? Nessuno ha dieci figli, quindi servono grandi, grandi spazi, grandi aree. Per una minoranza all'interno di un paese che possa essere un italiano in Germania o un tedesco in Italia, eh, voi che forma dell'abitare dareste a questa persona se cercasse un luogo dove abitare e eh, potessimo per un attimo ipotizzare di non avere nessuno di noi un soldo in tasca e di partire tutti dalla stessa base, dallo stesso gradino? Secondo me se, se io sono un italiano e vado a vivere in Germania, mm -hmm. Cerco di vivere insieme ai tedeschi, ok, in che modo? Cioè, come loro, cioè prendo un appartamento come se fosse un qualsiasi tedesco e mi integro con loro, altrimenti rimango in Italia. Il signore non dice non... bene: no? lui va, va in Germania, va a lavorare in Germania, va a abitare in Germania, mm -hmm. però non è un sinto non è, un... non è una minoranza, non è, non è un zingaro, viene accettato dappertutto. Io nella mia stessa città, Bolzano, da sono nato a Bolzano. Se volete, vi faccio vedere la carta d'identità, non mi accettano. Perché? Perché sono signoro e basta, non ci sono altri motivi. Nella discussione è stato coinvolto anche Francesco Careri, architetto, docente dell'Università 3 di Roma e fondatore del laboratorio di arte urbana Stalker Osservatorio Nomade. Careri ha portato la testimonianza difficile di certe aree di Roma. E come si ingegnerebbe un architetto in una realtà ostile e diversa? Normalmente quello che fanno um, oggi i Rom eh, e che comunque hanno fatto per anni gli italiani. Cioè, eh, le baracche, alla fine la baracca è una soluzione in, in casi di emergenza così in, tutte le persone che abbiamo trovato che abitavano sul Tevere erano in fondo arrivate da, da poche settimane o comunque stavano lì per un primo periodo iniziale e poi mano a mano cercavano di integrarsi in vari altri modi poi eh, si, si finisce anche in mercati orribili in cui eh, si, si pagano anche 200 euro per stare in una stanza in cui dormono in uno stesso letto tre persone che fanno il turno perché hanno dei turni lavorativi e, e per cui a roma ci sono delle situazioni allucinanti quando quando parlavamo con queste persone chiedevamo perché molti, molto spesso sono delle roulotte scassate che poi sul, che fanno da nocciolo diciamo, duro dell'abitazione e poi con il canneto, con travi, assi eccetera ci si riesce a costruire altre stanze intorno, altre verande e poi mano a mano si mette sempre più, cioè, si migliora questo, questo sistema. E gli chiedevamo ma quanto costa la, la, la prima roulotte? Cioè, quando voi siete arrivati, come avete fatto a trovare questa roulotte? E diciamo, quelli che se ne sono andati ce l'hanno lasciata, gli abbiamo dato 300, 400 euro. Pensando che uno spende 300 euro una volta per tutte e invece di spenderli eh, ogni mese per, vivere, per dormire in un letto in cui tu turni con altre due persone, alla fine penso che insomma, è, è una soluzione tutto sommato migliore. Insomma, in realtà c'è tutto un sistema intorno alla, alla baracca che rende la baracca l'unica soluzione, perché se, si portasse, se non lavorassero in nero e eh, dovessero avere un minimo di, il salario minimo, già la metà dei baraccati a Roma non ci sarebbe.